Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo queste cialde croccanti. In una ciotola versate 125 g di farina 00. Aggiungete 125 g di zucchero. Date una prima mescolata. Un uovo intero. Rompete l'uovo. Aggiungete a filo 125 ml di acqua a temperatura ambiente. Mescolate raccogliendo anche la farina. Aggiungete 70 ml di olio. Io ho usato quello d'oliva, potete usare tranquillamente anche quello di semi. Mescolate. Dovrete ottenere una pastella liscia e senza agrumi. Adesso riscaldate subito la piastra per le cialde. Ungetela con un filo di olio. Versate un pochino di impasto e cuocete le vostre cialde. La piastra che uso è della Cecotec, poi vi lascio giù nell'info box il link diretto per acquistarla. Non appena la cialda sarà cotta, rovesciatelo o su di una tazza o su di un bicchiere. Scegliete voi lo stampo in base alla grandezza che volete la cialda. E lasciate raffreddare per bene. Raffreddandosi, la vostra cialda diventerà bella croccante. Continuate a cuocere le vostre cialde fino a quando non avrete esaurito tutto il composto. Qui vi facevo vedere che mettevo la cialda su di un bicchiere, in questo modo otterrete una cialda più profonda. Ed eccola qui appena raffreddata. Una volta che le cialde saranno ben fredde, potete farcirle a piacere o con del gelato o, come ho fatto io, con della semplice crema pasticcera al cioccolato. E infine qualche decorazione. Io ho usato questo sigaro, l'ho fatto sempre con l'impasto per le cialde. Ho semplicemente arrotolato la cialda stretta stretta non appena era cotta. E sempre dei ritagli di cialda. Mi raccomando, provate questa ricetta perché vi vengono delle cialde croccantissime. Sono buonissime e se volete acquistare la piastra della Cecotec vi rimango giù nell'info box il link diretto.